delle scuole elementari di Cutro che arriva in questo comune che si chiama Quattro Castella. Beh, l'opinione pubblica dipende sempre da quanto è informata e da quello che sa. Quanto hanno influenzato l'Italia? Moltissimo. Moltissimi ragazzi hanno deciso di fare i magistrati dopo la morte di Falcone e Borsellino, moltissimi mafiosi hanno deciso di collaborare con la giustizia dopo la morte di Falcone e Borsellino, moltissimi giornalisti hanno cominciato a occuparsi di mafia, molti cittadini a interessarsi di mafia. Purtroppo un pezzo dello Stato nel 92 ha cominciato a trattare con la mafia e in qualche modo ha messo pezzi dello Stato nelle mani della mafia. Costringendo poi praticamente molti governi a smantellare una parte di quelle misure antimafia che Falcone e Borsellino avevano ottenuto al prezzo della vita. Quindi quel ricatto, quella spada di Damocle delle stragi interrotte improvvisamente all'inizio del 94 ancora pende sulle nostre teste, anche se va detto che questo è il primo governo dopo 25 anni formato da due forze politiche per la prima volta, non hanno nulla a che vedere con la stagione della trattativa avviata dal centro-sinistra e completata da Berlusconi e da Dell'Utri. Beh, ottimisti sì, perché non era mai successo che ci fosse una concentrazione di temi di questo tipo. Sciascia, dalla Chiesa, Bartali, anche altri temi interessanti. Per quello che riguarda la figura di mio padre, credo che sia un riconoscimento molto importante perché si tratta di una persona in divisa e questo paese fa difficoltà a onorare le persone in divisa nei temi di maturità, perché pensa che queste figure siano un po' imbarazzanti se inserite dentro i temi. Io invece credo che sia un riconoscimento meritato ed è il frutto di un lungo lavoro che è stato fatto nelle scuole.